Allora, oggi siamo in un ristorante Senigallia, ovviamente la nostra città. Gigi, dove siamo? Nagi, cucina giapponese. Perfetto. Konami, cosa ci stai preparando? Io sto spellando i suli locali. Brava, sì. Bravissima. Quindi oggi, va bene, facciamo un po' di sushi, sashimi, socia? Non so, adesso chiediamo cosa ci prepari. Un sushi misto. Un sushi misto. Va bene? Va benissimo. Due. Sicuro per uno. 2000. Gigi, raccontaci un po' la storia di questo ristorante. Noi abbiamo aperto nel 2012. Io e il mio socio Paolo, che oggi non c'è, nasce il fatto che abbiamo aperto, insomma, il motivo dell'apertura è perché tutte e due venivamo da attività completamente diverse, entrate in crisi, che era il settore dell'edilizia. Entrambi però avevamo esperienza ristorativa, niente di che, ok? E c'era una passione per il sushi, e da qui è nata l'idea di aprire il ristorante, perché andavamo a prenderlo a Pesaro, era l'unico che c'era in quel momento. E quindi un po' per in passione, un po' per anche provare un business, perché poi voglio dire, c'è anche quello, inutile che uno dice che c'è solo la passione, non è mai vero, insomma. E ecco, quindi nel pieno della crisi del 2012 abbiamo aperto questa attività con grande difficoltà e con grande fortuna, però siamo riusciti a, insomma, a sopravvivere e a vivere, insomma, di questa. Perché? Di questa coraggio premia? Gli audaci? Gli audaci, sempre, bravissimo. È così. Con noi ha aperto un, diciamo, ci siamo fidati le mani esperte di uno chef giapponese, Rinchiro Matsui, che è venuto qui, è stato con noi 8 mesi, ci ha instradato e il suo mestiere era proprio quello di fare start-up di ristoranti giapponesi. Ne aveva già aperto una Bari, una Imola, adesso è in Bahrain e insomma ci ha dato tutto il know-how per, sì, poter, certo, per poter anche mantenerci da solo. Però nel tempo abbiamo sempre fatto affidamento a persone esperte, insomma. Konami è ormai qui da 5 anni. Konami. Sì. Konami è con noi da 5 anni. Konami ci ha aperto il ristorante quando abbiamo aperto al mare, l'Umi Sushi. Sì, come no. Esatto, è venuta in quell'occasione e lì è nata, oltre una collaborazione professionale, una grande amicizia. Konami è eccezionale. Sì, Konami è una piccola onda, ma anche grande, giusto? A volte. E poi Konami è un amante della tradizione, però è anche molto, dire, aperta in qualche maniera a, posso dire, aggiustare i gusti sulla base, sì, di quello che, sì, 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 che il cliente richiede, con grande pazienza, perché poi dopo i giapponesi sono tignosi, sì, nel senso che se non gli va bene quello che ne fai, dice McDonald's, dai. Anche noi siamo così all'estero, anche noi siamo così. Mica mangiamo gli spaghetti che sono rimasti a bagno nell'acqua. A che punto siamo, quindi? No, perché avrei fame. Della preparazione? Avrei fame. Ma no, perché non c'è niente? Ah, vabbè. No, quindi questa è solo una dimostrazione per i clienti. Siamo a buon punto, perché adesso Konami non fa altro che preparare i nigiri. Nigiri che per voi farà un piatto misto, un sushi misto tradizionale, che composto appunto dai nigiri, che sono le pallottoline di riso con sopra il topping di pesce. E ci spiegavi una volta, che è carina questa cosa, della temperatura del riso. Ah, ok. Il riso deve essere a temperatura corporea. Il riso deve essere servito intorno ai 36-37 gradi. Per non ti crea uno shock termico. Per quanto possibile noi cerchiamo di mantenere questa, questa possibilità. È vero che abbiamo il contenitore che è termico, mantiene per mantenere la temperatura, e ovviamente il pesce deve essere fresco. Deve essere fresco. I nigiri vengono, noi li serviamo senza wasabi, però in Giappone mettono una strisciatina di wasabi, che è questo rafano. Come che, no? Che è molto intenso e forte il sapore, sì, che sì, qualche volta, no? Sì, e diciamo che questo rafano ha questa capacità di darti un forte sapore, sì, in prima, non è persistente, va via subito. Va via.
io mi è successo di clienti che non sapendo cosa fosse se l'è mangiato veramente una pallottolina di notte, non ci ha visto più per un minuto e poi dopo è venuto. È come il peperoncino musicale. Però quello persiste. Questo che sta facendo è un osomaki, anche questo tradizionale sushi. Che dire dell'osomaki, Konami? Cos'è? Salmone, cosa? Ci mette, in questo caso ci mette salmone e tonno. Sì, salmone e tonno, metà. Bello. Ci piace tantissimo. Faccio questa, anche se effettivamente... Konami, potremmo anche mangiare con le mani. Certo. Non è detto che bisogna utilizzare... Dice Konami, caro maestro, che mangiare con le mani è anche più... Com'è Konami? C'è più rispetto. L'ha detto per chi ha cucinato. Siccome... L'ha detto perché te sai utilizzare le bacchette. Eccoli. Hai dodo. Grazie. Buon appetito. Arigato. Con le mani. Con le mani. Senza soia. Con la soia, però non troppa. Con la soia. Sì, poca. Guarda che... Quindi io apprezzo che ti manco le mani. Preparatoria. Un zero cenetta dedicato a Kaori, Cic e Matteo. Konami, scusa, come si dice tonno in giapponese? Maguro. E invece facciamo una prova di dialetto senegalese. Cetriolo in senegalese? Gumorel. Pasteria, brava. Come riuscire a dimagrire perché non posso usare le bacchette? Voglio stare qui fino a... È un ottimo metodo per mangiare lentamente. Campai, è stata dura ma siamo arrivati alla fine. Campai. Grazie Gigi. Grazie a voi. Konami. Grazie. Questo? Cos'è questo? Sake. Sake. E sake, chissà che cos'è. Sake. Ciao, grazie, alla prossima. Grazie a voi. Grazie.